Voglia di Natale e di festività. A Rosà, in provincia di Vicenza, si può. Un viaggio per tastare emozioni e sensazioni fra chi da sempre sta al di là del bancone, chi dà consigli cercando di soddisfare al meglio le esigenze di quanti si affidano da anni con fiducia ed amicizia. Eliana Ferronato è presidente dei commercianti, ormai da quasi 20 anni, volto storico qui a Rosà, ma anche titolare di Eli Eli Boutique. Come si preparano i commercianti? Si sono preparati per queste festività 2015 che ci transitano nel nuovo anno 2016? Salve a tutti. Sì, quest'anno abbiamo cercato di trovare un accordo anche con la Proloco, che ci ha aiutato tantissimo, ci ha dato quest'albero meraviglioso, abbiamo creato queste luci stupende su quest'albero con una festa bellissima che abbiamo fatto l'8 dicembre. E per quanto riguarda i negozi, quest'anno abbiamo cercato di sensibilizzare le vetrine. Abbiamo fatto delle offerte ai nostri clienti e soprattutto quello che ci tengo a dire è che a Rosà non ci sono centri commerciali, perciò la nostra realtà è quella di dire noi vogliamo esserci. Ogni negozio ha cercato di far capire ai nostri clienti che le realtà dei piccoli negozi creano una concorrenza e un'armonia nei paesi dove le grosse realtà purtroppo creano la desertificazione del commercio. Perciò anche quest'anno noi vogliamo dire a tutti i nostri clienti buon Natale e veniteci a trovare. Grazie. Caffetteria al Duomo, un posto davvero molto molto coccolo da un anno e mezzo, con delle peculiarità molto importanti. Per esempio, noi abbiamo visto dei prodotti particolari. Ecco, qual è il mood, qual è lo spirito che anima chi c'è dentro e che aspetta coloro che vengono a prendere per esempio un caffè piuttosto che avere un momento ricreativo? È una coccola questo, è un posto coccoloso creato apposta per coccolare i nostri clienti. E vedo che ci siamo riusciti. Ecco, caffetteria Duomo, quindi parliamo un po', non so, del caffè che voi offrite, della ricerca dei prodotti. La ricerca è stata di dare ai nostri clienti tutti i nostri prodotti bio. Abbiamo pasta, dalle confetture a tantissimi prodotti, dal latte, e questo ci porta avanti alla grande. Sappiamo che anche il caffè è un caffè. Beh, sì. Bio, prodotto un ottimo caffè e sono tutti contenti di questo caffè eccezionale che abbiamo. Ecco, noi vediamo per esempio anche un angolo con dei libri, delle fiabe piuttosto che... Quindi vuole essere che cosa questo ambiente? Un salotto per tutti, per grandi e piccini. Ci sono ricette, ci sono libretti per bimbi e un salotto, un vero e proprio salotto. Listen to hear sleigh bells in the snow. E lungo la statale che da Rosà porta a Castelfranco Veneto incontriamo Giusy Intimo, un negozio gestito da Antonia Scatolon da quasi 16 anni. Prima però sappiamo l'intimo regnava comunque in questo posto. Allora, quanto è importante per Natale vestire bene, ma soprattutto vestire bene non solo con l'abito che si vede, ma insomma essere raffinate anche sotto l'abito? Beh, diciamo che è il momento più giusto per comprare un intimo pregiato, perché c'è più possibilità e poi anche le feste portano ad essere un po' più gioiosi anche sotto. Però l'intimo, a mio avviso, deve essere una cultura per la donna, o ce l'ha o non ce l'ha. Quindi la cultura nel senso di... Penso che se una ama vestire bene sotto, veste bene sopra e punta sempre ad avere il prodotto di qualità. E questa è la mia forza. Per la donna che per queste festività vuole essere raffinata? Io ho sempre rischiato molto su questo. Ho cercato di prendere sempre prodotti di alta moda. Ho cercato sempre di prendere prodotto buono, di fare tanti colori, di fare tante cose che possano essere gioiose. Poi il problema è che la gente lo recepisca. Però insomma, per una donna raffinata? Sì. Io ci credo. May your days, may your days, may your days.
dopo qualche passo da Giusy Intimo siamo arrivati ad Harvey Abbigliamento. Deborah è la collaboratrice da molto tempo ormai di questo punto vendita. Un Natale e le festività per vestire con delle marche, quindi importanti, ma anche per avere un'eleganza quasi casual, che poi casual non è, perché nulla è di casuale. Certo, teniamo delle buone marche, vestiamo da teenagers con la papiri e poi vestiamo anche le persone un po' più importanti con la Gant, con le marche un po' più fini, più eleganti. C'è la Fred Perry, dalla prossima stagione teniamo anche qui in questo punto vendita l'Armani, che tenevamo solo nel punto vendita di Cittadella, e cerchiamo in qualche maniera di accontentare il cliente in tutto, si cerca perlomeno. E quindi un bell'uomo come potrebbe vestire? Come potrebbe vestire? Quest'anno teniamo anche la Tommy, di Figure, molto bella, elegante, sportiva, nello stesso tempo giovane, un qualcosa in più. Partiamo dalla camicia, potrebbe avere una camicia? Una camicia, ce ne sono talmente tante, spaziano in tante maniere, in tanti modi, si può andare da un quadrettino, che può essere molto elegante ma allo stesso tempo un po' sportivo. Teniamo anche berretti della Bart, qualcosa appunto della Napapiri, come sciarpe che vanno dallo sportivo, quindi si può andare in montagna, si può, certo. Forse però per rimanere anche in città. Certo, certo, da un qualcosa di festività ma allo stesso tempo di pensare di essere anche in vacanza, no? In tutte e due le situazioni. Valle Verde da oltre 10 anni è a Rosà con un prestigioso punto vendita diretto da Gian Pietro Mottes. Lunga esperienza di famiglia nel commercio al dettaglio. Basti pensare che la primissima licenza a Rosà nel 1961 è stata rilasciata proprio al padre Sebastiano. Valle Verde offre, oltre ad una moda comoda, cinture in vera pelle, ombrelli, portafogli, prodotti selezionati dal titolare Made in Italy, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Occasioni da cogliere al volo durante queste festività. Bar Centrale, luogo storico per quanto riguarda Rosà, proprio il cuore di Rosà, e, di proprietà della famiglia Piotto ancora dal 76. Ecco, lo gestisce Fabio Piotto, che è anche vice presidente dei commercianti. Allora, anche per lei, signor Fabio, come i commercianti si sono preparati ad offrire il meglio per queste festività? A quanti si recano qui a Rosà? Abbiamo cercato di abbellire le vetrine di Rosà, anche se lungo la statale non si vedono troppo, e abbiamo cercato di fare squadra tutti assieme in questa iniziativa. Ecco, il Natale come viene sentito quest'anno? Voi avete probabilmente anche il polso della situazione, perché offrite i caffè al mattino, voi cercate le colazioni piuttosto che i momenti anche ricreativi seduti attorno a un tavolo. Beh, il Natale da parte della gente è un po' meno sentito, è un po' più pacchiano, diciamo, più pacato. Probabilmente anche il clima influisce, perché finora le giornate sono state belle. E allora come augurare? Vogliamo che lei, così tramite la televisione, auguri ai suoi clienti, ma a tutte le persone di Rosà, gli auguri migliori, no? Beh, auguro a tutti le buone feste e un buon inizio dell'anno, e che l'anno prossimo sia migliore di questo. A tutti. I'm driving home for Christmas, yeah.
Ottica Pizzolato in Piazza Rosà è sinonimo di serietà ed esperienza da oltre 50 anni, gli ultimi 15 proprio nella ridente località che unisce Bassano del Grappa a Cittadella. Occhiali di tutti i tipi, delle marche più prestigiose, per un regalo davvero importante, che parli di noi e del nostro viso. E strada facendo, sempre qui a Rosà, ci imbattiamo nell'antica orologeria Parolin dal 1885. Siamo con Enrico Bordignon e il fratello Francesco Bordignon. Beh, insomma, possiamo dire che voi il tempo ce l'avete nel DNA, è così? Beh, si può dire che dopo quattro generazioni il tempo per forza di cose ci appartiene. Comunque non è facile continuare anche di questi tempi ad avere 130 anni di storia, quindi o si è la passione è dentro come DNA, oppure è un periodo che poi finisce. Io spero di continuare ancora tra altri 50 anni. Ecco, signor Francesco, noi sappiamo che voi avete un vostro brand per quanto riguarda gli orologi, è così? Sì, abbiamo i nostri orologi fatti da una ditta svizzera direttamente e con modelleria bella e andando a toccare non più per la moda ma in quanto per la classicità dell'oggetto e la funzionalità sicura della casa svizzera. Ecco, parliamo un po' di questo pendolo che lei è andato a ricaricare, quali sono le caratteristiche? Praticamente la nuova modelleria che alcune fabbriche in Germania si stanno specializzando, alcune in realtà sono pochissime, cercano di adoperare dei nuovi materiali dal tradizionale legno che ormai un po' tutti conosciamo come pendole o pendoli, come si vuol dire. Si usa adesso anche l'ardesia, si usano dei cristalli curvi, si usano delle meccaniche a vista, così chiamate a cuore aperto, meccaniche in cromatura come tinta, fibre di carbonio. Cioè, sono gli nuovi materiali e i nuovi design che appunto queste nuove generazioni di architetti di interni stanno utilizzando prettamente, pur essendo la fabbrica tedesca, prettamente per gli Stati Uniti. Ciò non toglie che anche in Italia qualche pezzo arrivi. Noi siamo in certo qual modo stati un po' selezionati come distributori di questo marchio, perché abbiamo anche appunto l'esperienza e il laboratorio dove possiamo dare l'assistenza come servizio post vendita, un'assistenza qualificata in ogni caso. Ecco, signor Francesco, parliamo un po' degli orologi e qual è la prestazione massima che un orologio dovrebbe dare, fino a dove si vuole arrivare? Fino a dove si vuole arrivare? Il tempo, l'abbiamo considerato noi il tempo. Cerchiamo di portarlo più preciso possibile, perché il tempo non è mai preciso se non personalmente dal sole e dalla luna, comunque in ogni caso. Cerchiamo di dare un tempo, di dare una precisione più consona ai nostri canoni di vita comunque. Un'ultima domanda, signor Enrico, qual è invece la qualità migliore che dovrebbe possedere un bravo orologiaio? Beh, prima di tutto la passione, dopo bisogna esserci nati comunque, perché la passione non arriva da un momento all'altro come un hobby. La passione si parte, che noi eravamo ragazzini quando nostro papà ci insegnava, smontando qualche sveglia, qualche vecchio orologio da tasca, a farci, diciamo, capire determinate caratteristiche. Poi la passione arriva col tempo, con qualche senz'altro soddisfazione, e poi anche la certezza di riuscire a fare certe cose che alcuni, diciamo, non riescono a fare. Perché? Perché non hanno la passione. A volte noi ci perdiamo anche ore per risolvere un problema, ma quando l'orologio riprende a funzionare, sono soddisfazioni belle, sono soddisfazioni belle. Oh, what fun it is to ride in a one horse. E siamo all'interno di Batik Parrucchiere Estetica. Siamo con Enrico Marchetti ormai da 10 anni in questo posto e un giovane che però ci ricorda molto la tradizione di famiglia, perché il papà era noto, era proprio il barbiere del centro qui, del cuore di Rosà. Quindi hai ereditato questa passione, Enrico, anche sicuramente proprio da questo papà. Allora,
che cosa si viene a fare nel tuo salone? Innanzitutto comunque noi partiamo dal Duomo, quindi abbiamo dalle barbe, facciamo i tagli dai bambini e abbiamo tutto sulla donna, quindi soprattutto noi guardiamo il benessere dei capelli, okay? Benessere del corpo, abbiamo tutta l'estetica, dal massaggio al relax e usiamo molto oli essenziali sia dall'estetica che qui parrucchieri. Quindi c'è anche una ricerca in questo. Ecco, per queste festività 2015 che ci traghettano appunto al 2016, la tendenza quale può essere? Beh, la tendenza sono sempre delle sfumature, quindi colori molto sfumati, si sta entrando sul rosso, quindi usiamo colori ramati, colori mogano, stiamo lasciando adesso il marrone, quindi i cioccolati non si usano più. E comunque però colori molto naturali, sul naturale. E per quanto riguarda i tagli, lungo, corto, caschetto, mezzo, c'è una regola o no? Allora, comunque adesso di tendenza nuovo abbiamo il taglio in 3D, quindi in tre dimensioni. E cosa significa? Praticamente viene aggiunta la terza dimensione, che sarebbe la spinta all'interno delle ciocche di capelli. Una volta si tagliava in orizzontale, in verticale, adesso c'è anche all'interno. Quindi insomma che poi facilita la donna a pettinarsi anche un po' da sola, è controproducente. Sì, dopo comunque si vede sempre un po' la differenza tra noi e la cliente, però aiuta soprattutto a dare più volume. Un'ultima domanda per quanto riguarda invece il veglione, qualche pettinatura un po' particolare che voi andrete a fare? Vanno molto trecce, si aggiungono extension, trecce lunghe, sempre laterali, spettinato, abbastanza naturale comunque, sempre sul naturale, non troppo impostato. Tanti auguri a tutti. Un nome fra tutti, sorelle Ramonda, ormai una presenza importante, sono 50 anni, è qui a Rosà, tra l'altro poste lungo la statale, quindi un punto vendita che sicuramente richiama e non passa inosservato. Non passa inosservato anche perché effettivamente insomma c'è un suo perché, siamo con Francesco Meneghetti, e ecco la caratteristica di questo punto vendita. Io credo che uno dei nostri punti di forza sia innanzitutto la cortesia, la qualità e io direi i tanti prodotti che riusciamo a offrire spesso e volentieri anche con dei prezzi molto buoni, pur dando un'alta qualità del prodotto. Ecco, per esempio, noi siamo nell'arredo casa, che cosa possiamo, spendiamo due parole. Arredo casa è secondo me un reparto meraviglioso per chi ama la casa, è bello poterla arredare nella stagione giusta con il prodotto giusto, anche perché voglio ricordare ai miei clienti che comunque viviamo mediamente perso la nostra vita a casa, con i nostri figli, con le nostre famiglie, è bello dargli un bel plaid, una bella trapunta, dargli anche il colore giusto dietro la persona, che per dare anche io credo uno stimolo quando si entra in una casa a vedere la personalità della persona. Quindi una casa personalizzata. Secondo me sì, ogni siamo in tanti con tanti gusti ed è giusto accontentarli tutti. Ecco, parliamo invece della moda uomo-donna. Ma io direi che mai come quest'anno sono partiti i giacconi, i cappotti delle forme ampie fatte anche a uomo, come si fanno vedere tante sfilate, delle cose portabilissime tanto con la tuta da ginnastica quanto col tailleur per il lavoro. Quindi capi pratici, belli, soffici. Ecco, abbiamo notato che voi avete per esempio anche degli articoli da campionario, quindi veramente con dei prezzi sbalorditivi. Beh, naturalmente chi ha la fortuna di portare il 42-44, noi abbiamo la fortuna di poter acquistare i campionari, quindi merce di stagione a prezzi, io potrei dire, a un terzo del valore reale, dando della merce meravigliosa, purtroppo un po' limitata alla taglia del campionario. Senti, per quanto riguarda invece i bambini? I bambini noi li serviamo da quando nascono, diciamo, fino agli ultra ottantenni, perché facciamo tutta quanta la fascia, cercando di dare sempre quello spirito, quella gioiosità nel vestirli che li rende naturalmente bambini e il nostro futuro. E quindi per queste festività
Mamma mia, da parte di Sorella Bonda noi auguriamo tanta tanta gioia, crediamo siano la cosa fondamentale e soprattutto serenità nelle famiglie. Quando abbiamo quella io credo che abbiamo tutto. A pochi passi lungo la statale dalle Sorelle Ramonda noi siamo invitati da un profumo che ci porta in realtà alla rosticceria Scappin. Allora, siamo con il titolare e con lo chef. Lo chef è Steve, mentre il titolare è il signor Audilio. Eccoci qua. Allora, questi profumi che vengono dalla cucina, che cosa ci dicono? Che cosa c'è di buono, già pronto, qui? Allora, quello che noi puntiamo, tutte le cose locali e di stagione. Cerchiamo di elaborare qualcosa restando sulla semplicità, sulla genuinità e soprattutto usando ingredienti genuini. Quindi le vostre specialità cosa sono? Allora, i primi piatti sicuramente il pasticcio di tanti gusti, dal ragù all'anitra, il broccolo di Fioraro, poi tutto, le carni allo spiedo, le carni spadellate tipo le scaloppine, tante altre cose. Ecco, vediamo. Prendete baccalà il venerdì, al giovedì e venerdì pesce di tutti i tipi. Frittura, grigliata, insalata. Ecco, noi vediamo però che ci sono anche tante le cornie in vendita per quanto riguarda per esempio l'olio, tutte queste cose molto particolari. Io ci tengo a queste cose qua, non poi da roba che va nella grande distribuzione, ma bensì roba locale. Sono andato a vedere tante aziende di persona per vedere come lavorano e le ho selezionate. Steve, allora, un cibo che è genuino ma fa parte anche della tradizione veneta, dei nostri posti. Quanto è importante conoscere anche la storia per poter trasmettere in quello che tu cucini non soltanto il sapore ma proprio lunghe tradizioni? Beh, credo sia molto importante mantenere le nostre tradizioni tipiche del luogo, venete e non. Appunto Audilio lui si occupa anche di andare verso la ricerca di qualche azienda al di fuori del Veneto per selezionare prodotti tipici della zona e di qualità, e proprio per questo siamo anche conosciuti per i nostri prodotti tipici, quali il broccolo che ha selezionato, l'olio dell'Umbria e tanti altri prodotti. Abbiamo i polli e i galletti selezionati del territorio nostro Veneto e allevati a terra, quindi buoni, salutari insomma. Ecco, qual è il piatto che più ti entusiasma? Sicuramente uno chef ama cucinare tutto, però che cosa ti piace di più? Sono molto creativo, mi piace cambiare, vario dai primi ai secondi, crespelle o che ne so, pollo, carni, pesce anche, ma diciamo l'importante per me è sicuramente mantenere l'igiene e la freschezza del prodotto e poi trasmettere la fantasia nel banco dove tutti i clienti vengono e comprano quello che più piace. Insomma, abbiamo uno chef qui di tutto rispetto. Grande, un grande. Ecco, e quindi per quanti vengono in queste festività, che cosa possiamo dire? Forse buon appetito. E secondo lei? Buon appetito e tanti auguri di buone feste, speriamo di vedervi in tanti qua dentro, insomma. Pasticceria Gianni Saccone, ormai dal 1970, una presenza storica, una pasticceria con un locale che è andato via via raffinandosi, non solo per produzione appunto di dolci squisiti, ma anche proprio per essere in realtà un punto vendita molto raffinato appunto. Ecco, che cosa si può trovare qui dentro? Diciamo dai dolci alle specialità alimentari, enoteca con vari tipi di vino, liquori, un po' di tutto in genere. Ecco, lei sappiamo che è il figlio? Sì, figlio di Gianni Saccone, che ha fondato l'attività e poi noi abbiamo proseguito, abbiamo continuato a portare avanti il tutto. Ecco, come fate voi ad avere delle specialità, perché partiamo dalla semplice tisana per esempio fino ad arrivare appunto ai vini oppure ai distillati piuttosto che a prodotti sott'olio, salse eccetera, ecco, dove andate voi a reperire questi prodotti? È la passione che ci porta a girare e cercare sempre tutti i prodotti di qualità superiore, la passione diciamo più di tutto.
Ecco, senta, e per quanto riguarda invece la vostra pasticceria di alto livello, gli ingredienti che voi usate? Tutti ingredienti di prima qualità, sempre ricercati, dal burro francese piuttosto che quello tedesco, e poi tutte le farine un po' macinate a pietra o altre cose sempre molto ricercate. Quindi insomma vale la pena fare un salto, fare una colazione e però poi gustare anche con gli occhi tutti questi prodotti che voi avete negli scaffali. Sicuramente, aspettiamo tutti molto volentieri.